Nel Foggiano c'è una mafia pericolosa, una mafia militare affiancata da una mafia degli affari. Lo ha detto Chiara Colosimo, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, incontrando ieri pomeriggio i giornalisti a termine della missione della stessa Commissione a Foggia. La quarta mafia, ha detto la Colosimo, è insieme feroce e tecnologica, spara mentre usa il criptotelefonino. È globale e rurale, primitiva ma allo stesso tempo tecnologica. È una mafia che sembra sfidarci quotidianamente, una sfida che lo Stato ha accolto. Negli ultimi tempi si è assistito ad una trasformazione della criminalità in un'industria del crimine. La Presidente Colosimo, evidenziando la pericolosità delle mafie del Foggiano, ha ricordato alcuni dati che sono emersi nel corso delle audizioni. In 16 mesi, ha spiegato, la Questura di Foggia ha fatto 10 divieti di funerali. Nel 2022 in provincia sono stati registrati 17 omicidi, di cui 3 ad opera di minorenni. Inoltre, in un normale svolgimento di una gara, è capitato di trovarsi, a fronte di numerose aziende, un solo partecipante. La squadra Stato ha fatto sì però che quel partecipante non si aggiudicasse quella gara. Abbiamo voluto presentarci con questa formazione, con la squadra Stato al fianco della Commissione parlamentare antimafia, per dare un segnale anche visivo della presenza dello Stato in questo territorio. Definizione più chiara che noi possiamo utilizzare per parlare della quarta mafia è quella che già è stata utilizzata e che fotografa appieno la pericolosità di questa mafia. Una mafia militare che è affiancata da una mafia degli affari. Noi sappiamo che la vastità della provincia, nonché la sua conformazione geografica con vie di comunicazione che alle volte possono essere impervie, costituisce un limite all'attività di prevenzione e di repressione dei reati e di contro un vantaggio competitivo per le organizzazioni criminali. Questo però non è e non sarà mai un buon motivo per non portare avanti con determinazione e forza la lotta alla criminalità organizzata. Nella provincia di Foggia la microcriminalità è una criminalità al passo con i progetti più della criminalità organizzata foggiana, che peraltro è autrice e protagonista delle grandi rapine, di quelle rapine che vengono commesse non solo in questo territorio, anche al nord. Lo ha detto Federico Cafiero De Rao, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Negli ultimi anni, ha aggiunto, c'è stato sicuramente un grande impegno delle forze dell'ordine e della magistratura, ma è necessario recuperare appieno la fiducia dei cittadini e questo è ciò che oggi manca. Ma soprattutto è necessario garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione è particolarmente grave, soprattutto perché c'è stato anche prospettato il silenzio dei cittadini, di cittadini onesti, i quali hanno fondamentalmente timore della criminalità organizzata foggiana e quindi sono costretti al silenzio. Da parte delle associazioni ci è stato anche sottolineato che esiste una zona grigia che è, diciamo, un fronte di confusione nell'ambito dei rapporti con la criminalità organizzata e che probabilmente rappresenta un ulteriore impulso al silenzio di quella parte della cittadinanza che invece sarebbe propensa a sostenere le indagini. C'è sicuramente un grande impegno delle forze dell'ordine e della magistratura e che però è necessario recuperare appieno la fiducia dei cittadini.